Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E ovviamente, siccome Alessandro De Angelis prima ha detto lei adesso è governatore della Sardegna, ovviamente noi diciamo governatrice e la chiamiamo la presidente o il o lo, il o la. Io vorrei essere chiamata la presidente assolutamente con orgoglio. Dopo 75 anni sono la prima presidente della Sardegna. Pardon. E sono orgogliosa di questo, che questo tetto di cristallo sia stato infranto, quindi lo dico veramente con gioia. E devo dire che la cosa che davvero è stata determinante è il supporto di tutte le donne della mia coalizione, donne del Partito Democratico, le donne dell'Alleanza Verdi Sinistra, davvero di tutte le forze civiche e indipendentiste che hanno deciso di unirsi a questo progetto. E devo dire che anche il voto delle donne in Sardegna ha fatto molta differenza. Credo che questo davvero possa essere un cambio di passo. Io vengo da un'isola che ha avuto nel 1300 una giudicessa che si chiamava Eleonora d'Arborea, che aveva fatto una costituzione incredibile, una carta del logo che parlava di stupro, che parlava di amore, e credo che davvero riportare le donne al centro nella mia isola possa essere un cambio di passo, un modo diverso per poter interpretare il governo della regione.